La sicurezza l'abbiamo sempre messa al primo posto e chi ci segue conosce i nostri contenuti. Tuttavia questo grande entusiasmo e questa attenzione che noi ci mettiamo stride con i provvedimenti che sta prendendo il governo con le forze dell'ordine negli ultimi giorni. Nelle previsioni della legge di bilancio è infatti previsto un ulteriore taglio alle forze dell'ordine, al turnover, pari al 25%, il che si traduce in almeno 1.500 agenti in meno ogni anno nelle forze di polizia, nella polizia di Stato, non nelle forze di polizia, il che è gravissimo. Così come altra cosa che a noi non piace è la possibilità di ritoccare i limiti ordinamentali per le pensioni di vecchiaia, che attualmente sono fissati sui 60, 63, 65 in base alla qualifica. Addirittura questa proposta di legge prevederebbe di far stare i poliziotti in servizio fino a 70 anni, che è una cosa impensabile. E noi ci mettiamo il nostro impegno, noi denunciamo le carenze di organico, ma poi quando questi sono i risultati, questa è l'attenzione che il governo mette alla Polizia di Stato, ci restiamo male e ovviamente siamo obbligati ad alzare il livello di attenzione e anche quello della mobilitazione.